La seduta è aperta. Invito i presenti a firmare il registro che si trova al tavolo centro dell'aula, cosa che credo abbiate fatto, e avverto che se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni e alle tendenze del welfare integrativo, della Presidente del Consiglio nazionale degli attuari, la dottoressa Tiziana Tafaro, che ringrazio per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della nostra commissione. Nella lettera con la quale il Consiglio nazionale degli attuari ha espresso la sua disponibilità ad essere il suo interesse, anzi ad essere audito da questa commissione, si cita in particolare alcune istanze che la categoria degli attuari promuove, fra cui quello di uniformare il progetto di welfare del Paese con un welfare integrato e allargato per tutti. Si sollevano il problema che nel nostro paese attualmente il welfare è declinato in modo diverso per diversi gruppi segmentati sia per età che insomma, per professione. Si auspica la creazione di sinergie fra i due pilastri della sanità e si evidenzia anche il ruolo che la previdenza complementare dovrebbe svolgere per condurci a un sistema equilibrato anche dal punto di vista di chi le prestazioni pensionistiche le riceve, insomma. Quindi tutti i temi di estremo interesse per noi e quindi do immediatamente la parola alla dottoressa Tafaro per lo svolgimento della sua relazione da contenere entro una ventina di minuti, insomma. Prego, dottoressa. Sì, poi vi lascio assolutamente. Vi lascio la stessa memoria scritta, assolutamente. Anzitutto i ringraziamenti del Consiglio nazionale degli attuari per aver convocato la categoria per un contributo e una collaborazione su questi argomenti che per noi sono molto importanti e sui quali siamo impegnati da sempre come professione, che riteniamo fondamentali come voi per programmare un sereno sviluppo del Paese. Tra le altre attività, ecco, la nostra categoria si interessa specificatamente dell'oggetto della vostra indagine conoscitiva e nel campo del welfare previdenziale, assistenziale e sanitario, gli attuari si occupano di valutare la sostenibilità dei sistemi e l'adeguatezza delle prestazioni in particolare. E siamo presenti negli enti di previdenza e assistenza pubblici con specifico ruolo attuariale e negli enti di previdenza e assistenza privati, non con specifico ruolo in genere, o come consulenti esterni e in quel caso con specifico ruolo, perché diciamo è prevista la firma di un attuario sui bilanci tecnici. Per la previdenza complementare, come disciplinato dalla normativa europea, è prevista, oltre alle valutazioni attuariali sulla sostenibilità, la funzione attuariale. Quindi sulla previdenza complementare ci sono due figure attuariali, l'attuario che fa il bilancio tecnico e l'attuario che fa il controllo della valutazione del bilancio tecnico dell'altro. Quindi c'è un doppio, c'è un controllo, c'è un calcolo di primo livello e un controllo di secondo livello. Il progetto che porta avanti la categoria, che promuoviamo da tempo, come ha detto il Presidente, anche a livello istituzionale, è costruire un welfare integrato e allargato per tutti, tenendo conto dei fondamentali aspetti tecnici specificatamente, perché noi ci occupiamo della parte che compete la nostra professione, che sarebbero appunto relativi alla sostenibilità, adeguatezza ed equità, che ci sembrano tre importanti parole e sono quelle specifiche della nostra professione. Sulla previdenza si ricorda il contributo degli attuari nella Commissione dei lavori gravosi del precedente, che è attualmente finita, e è in essere nell'Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto della spesa previdenziale, una collaborazione anche con il Presidente del Consiglio nazionale, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Allo stato attuale, ecco, noi rileviamo che il welfare risulta declinato in maniera differente per gruppi, giovani e meno giovani, quindi per generazioni, è differente, uomini e donne, lavoratori e non lavoratori, categorie contrattualmente protette e autonomi,
regioni e comuni addirittura, perché sulla parte sanitaria sappiamo che c'è anche questo problema, aziende grandi e piccole, c'è differenza sicuramente nell'accesso alle prestazioni. E ci sono anche milioni di persone che sono carenti su più fronti, per esempio appunto i non lavoratori che non hanno accesso alla sanità integrativa tramite i fondi sanitari, appunto gli autonomi che non hanno la possibilità di iscriversi a un fondo negoziale. Riteniamo importante la costruzione di un sistema di welfare che riesca a effettuare una efficace redistribuzione delle risorse disponibili per ridurre le disuguaglianze di reddito, ricchezza e opportunità e che tenga anche conto dell'evoluzione possibile delle necessità del welfare. In un sistema integrato potrebbe essere costituito uno strumento di conoscenza della copertura di welfare che utilizzi informazioni sulla previdenza di primo pilastro e di secondo e un'analisi della copertura sanitaria di base e integrativa che permetta anche di conoscere le possibilità di copertura esistenti al cittadino. In accordo con il fine dell'indagine che menziona con particolare riguardo la transizione demografica, l'evoluzione del mondo delle professioni e le tendenze del welfare integrativo, riteniamo necessario un piano di medio-lungo periodo per rendere il sistema più efficace e più personalizzato rispetto ai bisogni individuali, analizzando le carenze, le aree di maggiore scopertura e indirizzando di conseguenza risorse e scelte di policy. Anzitutto in questo intervento premetto che il welfare da noi viene inteso sempre come un insieme di assistenza, previdenza e sanità, dividiamo in tre macro aree e ognuna di queste tre macro aree noi poi la suddividiamo in tre pilastri, un primo pilastro pubblico o obbligatorio, nel caso per esempio delle casse professionali, un secondo pilastro collettivo che potrebbe essere ad adesione volontaria o collettiva, nel caso della previdenza è ad adesione volontaria però c'è sempre un accordo collettivo sotto e un terzo pilastro privato. Facoltativo. E vengono studiati questi tre pilastri in maniera autonoma e poi messi a sistema nelle tre macro aree per comprendere quali sono le scoperture e le mancanze, le equità e le eventuali appunto storture che possono esserci. Tutto ciò premesso, queste sono alcune delle proposte per il Paese che la categoria promuove sulle pensioni, tenendo conto che il nostro compito è sempre stato quello di valutare la sostenibilità del sistema e l'adeguatezza delle prestazioni, di ipotizzare il rilancio e il miglioramento normativo della previdenza complementare anche per la parte relativa alle rendite e una messa a punto della pensione di base. Ci sembra anche che sia necessario utilizzare lo strumento fiscale in maniera maggiormente focalizzata alle risorse per incentivare forme di welfare in grado di migliorare la protezione sociale dei lavoratori e non disperdere risorse. Sul tema della flessibilità in uscita, spesso oggetto di discussione, nella riforma si ritiene importante che sia garantito un principio di equità attuariale tra contribuzione versata e importo della prestazione, che non vuol dire contribuzione definita o prestazione definita, ma vuol dire comunque considerare un'equità attuariale quando si fa la promessa al lavoratore della pensione, quindi il contributo deve essere commisurato e equo dal punto di vista attuariale. Alla prestazione che si prende. Tale requisito è fondamentale per non condizionare la sostenibilità del sistema pensionistico. In tale ottica potrebbe essere studiato anche l'effetto dell'introduzione di coefficienti di trasformazione per coorti, richiamando il sistema svedese. Noi siamo disponibili, qualora dovesse essere una vostra idea vedere di che si tratta, siamo disponibili ad aiutarvi e nel vedere l'effetto e le possibili conseguenze. La figura dell'attuario riveste da sempre un importante ruolo nella gestione del sistema pensionistico, sia per quanto riguarda il primo pilastro previdenziale di base che relativamente alla previdenza complementare. Potrebbe essere utile, a nostro parere, individuare una figura di attuario analoga a quella prevista dalla direttiva IORP 2 per i fondi pensioni che gestiscono rischi biometrici o garantiscono un determinato livello di rendimento ai fini di un controllo di secondo livello anche per la previdenza di primo pilastro privata, che attualmente non è prevista, quindi una funzione attuariale per la previdenza privata di primo pilastro. Tenendo conto delle problematiche rispetto all'attuale offerta sulle rendite, rilevate dall'intero settore della previdenza complementare, già studiate come categorie in numerosi contesti, tra cui un tavolo ANIA di progettazione e riforme e nell'osservatorio sulla previdenza presso il Ministero del Lavoro di cui ho già parlato, stiamo lavorando come categoria ad alcune proposte mediate dalla ricerca universitaria compiuta dai simi colleghi per una evoluzione delle proposte di rendita vitalizia presenti nella previdenza complementare. Verbale, diciamo, dovremmo a breve fare riguardo un evento insieme con COVIP, con l'autorità di vigilanza, in cui presenteremo delle possibili proposte.
anche d'accordo con Covip. Riteniamo che al fine di rendere più efficace la conversione in rendita del capitale proveniente dall'accumulo previdenziale possa essere necessario superare alcuni concetti di garanzia demografica e finanziaria e valutare la costituzione di rendite nelle quali ci sia una parziale condivisione di quei rischi con l'ente erogatore al fine di aumentare l'importo iniziale della rendita. E una soluzione potrebbe anche essere rappresentata dalla cessione della rendita in più intervalli temporali, ipotizzando per esempio una rendita temporanea per gli anni relativi alla speranza di vita, scusate, sarò molto tecnica, alla speranza di vita, e una rendita differita vitalizia il cui rischio assicurativo potrebbe essere parzialmente condiviso con l'iscritto. E su questo io non ho portato esempi, ma appunto in occasione di questo evento che stiamo organizzando porteremo anche degli esempi. Inoltre siamo disponibili anche a lavorare con voi per eventualmente fare delle analisi specifiche su questo argomento e costruire degli esempi che ci permettano di comprendere come questa variazione delle rendite possa essere utile per agevolare la scelta della rendita nella previdenza complementare. Sulla sanità sarà necessario, a nostro parere, la creazione di sinergie fra i due pilastri della sanità, il Servizio Sanitario Nazionale e la sanità integrativa, che sta crescendo, abbiamo visto che sta crescendo, però è ancora in Italia molto piccola. Per evitare duplicazioni e ottimizzare le risorse, sarebbe importante chiarire anche il necessario superamento in merito alla definizione di fondo sanitario integrativo, cosiddetto DOC e non DOC, che riguarda un'ormai superata necessità di sanitaria, e sempre al fine di costruire un sistema equo, sostenibile e adeguato, con interazione fra spesa pubblica e spesa privata, sarebbe necessaria la creazione di una base dati solida e completa. Devo dire che sul secondo pilastro c'è molta i fondi sanitari, le mutue, le assicurazioni non mettono a sistema i loro dati, per esempio, e però anche il pubblico fa così, cioè anche il pubblico dà in molto ritardo i propri dati a disposizione degli statistici che poi possono in qualche maniera indicare una rotta e vedere dove stiamo andando. La figura dell'attuario, che attualmente non è contemplata nei fondi sanitari, potrebbe rivestire un importante ruolo nella gestione del sistema sanitario, non è contemplata né nel pubblico né nel privato. Ad esempio, si pensi ai problemi appunto di calcolo del contributo, d'equilibrio, ai bilanci tecnici e ad analisi simulative prospettiche di sostenibilità e adeguatezza che al momento appunto non sono richieste. Devo dire che parecchi fondi sanitari le hanno ormai introdotte, parecchi e mutue, però non sono richieste dalla normativa, quindi diciamo lo fanno a livello facoltativo ed è strano, ecco questo. Ho aggiunto, perché lo riteniamo importante, anche la normativa ancora in itinere da tanto tempo, da anni, relativa a un'importante questione che riguarda tutto il settore sanitario, che è la responsabilità professionale delle professioni sanitarie, che è la cosiddetta legge Gelli, sui requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività per prevedere una forma assicurata o in autoassicurazione delle strutture sanitarie attraverso una polizza o un fondo rischi. Ecco, in questo caso noi abbiamo già visto la bozza, che però gira da tanto tempo, di questa riforma, che non contiene per esempio la specifica che la certificazione del fondo in autoassicurazione deve essere fatta da un attuario iscritto all'albo, che potrebbe essere una piccola garanzia in più, ma per la struttura sanitaria, non perché ovviamente porto avanti la mia categoria perché sono presidente della mia categoria, ma secondo me noi siamo una garanzia, ecco, anche in questo caso. E devo dire che questo argomento è venuto fuori da pochissimo, in un contesto completamente diverso in cui si parlava di medicina di genere, proprio da un medico del lavoro, perché è un problema legato anche alle attuali carenze dei medici del pronto soccorso, per esempio, che hanno un po' paura di questa problematica della responsabilità professionale, che attualmente in Italia è lasciata esclusivamente in carico ai medici. E quindi, diciamo, in effetti avere una disciplina, capisco che è costosa, il motivo per cui non va avanti è che è un qualcosa che sicuramente ha un costo per il Servizio Sanitario Nazionale, però probabilmente siamo arrivati a un punto in cui sarà necessario costruirla. Cioè, adesso non, sono passati, è passato un po' di tempo, però mi sembra importante. Se ho ancora un po' di tempo, io vorrei passare a parlare di non autosufficienza e alla necessità che noi facciamo
promuoviamo da tempo di costituire un secondo pilastro a capitalizzazione collettiva per la non autosufficienza. Su questo abbiamo preparato appunto un documento a parte, perché noi promuovendo tutto questo, tenendo conto appunto dell'invecchiamento demografico, prossimo pensionamento degli ultimi che sono rimasti, degli ultimi boomer che sono rimasti ancora al lavoro, e della bassa natalità e del cambiamento della composizione delle famiglie che sono sempre più mononucleo, è necessario partire subito con un secondo pilastro di non autosufficienza. Costruito, noi abbiamo fatto una proposta, probabilmente, almeno inizialmente, con un contributo a carico dei lavoratori, quindi diciamo coprirebbe i lavoratori e i futuri pensionati. Abbiamo fatto più studi, anche con una copertura che copre anche gli attuali pensionati, qualcosa, diciamo, se vogliamo rifarci a altri paesi, abbiamo fatto dei conti alla tedesca, dei conti alla francese, quindi diciamo a seconda di quale sistema, devo dire entrambi buoni, vogliamo copiare. Noi abbiamo già costruito quali sono le formule che servono per costituire le riserve per questi sistemi, la scelta è politica, ecco, però probabilmente siamo arrivati a un momento in cui è complicato non partire. Sto cercando di... tra le altre cose possiamo prendere in considerazione per fare questo la legge 33 del 2023, che parla di anziani non autosufficienti e che rivede tutto il primo pilastro della non autosufficienza. In quella norma noi avevamo chiesto di inserire anche un secondo pilastro, alla fine non è stato inserito, però potrebbe essere il momento giusto per cominciare ad inserire appunto una normativa di secondo pilastro sulla non autosufficienza. Nel documento che vi lasciamo sottolineiamo alcuni aspetti della normativa rilevanti anche ai fini tecnici, quali l'individuazione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto di età, fragilità ed eventuali condizioni di disabilità pregresse. Nella normativa si prevede che la valutazione dello stato di non autosufficienza venga effettuata sulla base di una valutazione multidimensionale unificata da effettuare secondo criteri standardizzati e omogenei basati su linee guida validate a livello nazionale. Ecco, in Francia e in Germania, in entrambi i paesi ci sono 5 livelli di non autosufficienza e avendo appunto la possibilità di inquadrare ogni non autosufficiente in uno di questi 5, si ha la possibilità di interagire pubblico e privato, perché si riesce a fare una parte, magari ecco il più grave è più a carico del pubblico, il meno grave ha una parte invece integrativa, un aiuto dalla parte privata, che in genere è soprattutto sulle cronicità, potrebbe essere all'inizio soltanto un aiuto su tenerla sotto controllo, ecco, su tutte le analisi che devono essere effettuate per tenere sotto controllo le cronicità, quindi quelle potrebbero essere a carico del privato e una parte a carico del pubblico, poi l'aggravamento man mano deve essere gestito tenendo conto sempre che devono interagire pubblico e privato in maniera che in qualche maniera le risorse bastino per tutto, che è una cosa molto complicata. Attualmente il fatto che manca una definizione di non autosufficienza crea un problema anche per gli attuari statistico. Una definizione di non autosufficienza complessiva generale, c'è quella dell'Istat, c'è quella dell'accompagno INPS. Ecco, sull'accompagno INPS noi abbiamo fatto notevoli approfondimenti, abbiamo costruito anche l'ANIA e l'Università La Sapienza ha costruito la prima base tecnica italiana sulla non autosufficienza, che verrà ripetuta anche con l'aiuto, con la spinta diciamo del Consiglio Nazionale degli Attuari. Noi abbiamo preparato appunto un documento con i numeri, quanto costerebbe costruire un sistema di questo genere e che tipo di riserve bisognerebbe costruire. Noi parliamo di secondo pilastro perché secondo noi, siccome in questo caso c'è la necessità di una costruzione di una riserva, il primo pilastro pubblico è ripartizione, quindi le entrate e le uscite riguardano lo stesso anno. Ecco, la non autosufficienza, avendo la problematica dell'invecchiamento demografico, deve costruire delle riserve e queste riserve sarebbe probabilmente più semplice che siano lasciate in un secondo pilastro privato, ma con una normativa e un controllo pubblico, ovviamente.
Il fine della proposta è la costituzione di un moderno sistema di welfare multipilastro per la gestione della non autosufficienza e la professione attuariale è disponibile a contribuire a questo processo anche attraverso la costruzione e la partecipazione a tavoli di lavoro sulla non autosufficienza. Concludo così, ho i saluti che sono molto belli, se volete poi vado con questi. Signor Presidente, illustrissimi onorevoli, vi ringraziamo per averci consentito di partecipare alla vostra indagine, confermiamo la disponibilità della categoria degli attuari per affiancare decisori in un percorso di riforma organica nel welfare del Paese, con l'attenzione alla sostenibilità, all'adeguatezza e all'equità. Siamo fin d'ora a vostra disposizione, qualora ritenuto da voi opportuno, per approfondire i dettagli anche per eventuali proposte legislative che dovessero essere sviluppate. Vi ringraziamo per l'attenzione e auguriamo buon lavoro. Adesso sono andata nei tempi. Ringrazio la dottoressa Tafaro anche per lo scrupoloso rispetto dei tempi e ringrazio anche i colleghi per la partecipazione in presenza e in video, che è sempre molto, che è un segno di interesse. Sono stati sollevati tantissimi temi e ho quasi l'idea che forse ci sarà voglia di chiedere molti approfondimenti. Intanto si è iscritto a parlare il senatore Magni, cui do immediatamente la parola. Io mi scuso, faccio le domande e poi devo andare, quindi mi scuso. Però intanto ringrazio dell'esposizione anche perché vorrei intanto capire, ad esempio sulla questione del secondo pilastro, la previdenza complementare, molto spesso, cioè io adesso credo che sia un po' cambiato, ma bisogna capire quanto è risparmio, quanto è invece in funzione di avere il secondo pilastro, perché lei sa che in molte realtà diventa è un modo per accantonare il risparmio più che mettere a diciamo, rendita dal punto di vista pensionistico, in particolare quelli che sono in parte anziani, che si iscrivono alla previdenza complementare, ad esempio ai fondi contrattuali. Purtroppo i giovani sono pochi che si iscrivono però ai fondi contrattuali, quindi questo è un elemento che bisognerebbe capire e cioè, proiettare, credo, nel futuro cioè, il peso diciamo, dell'una e dell'altra, perché mi ricordo in sostanza in passato che molto spesso era un accantonamento diciamo, di risparmio. Secondo, ad esempio, in decima commissione al Senato, stiamo facendo una serie di audizioni proprio per capire qual è questo ginepraio del welfare, in particolare della sanità integrativa. L'abbiamo fatto, stiamo ricostruendo, almeno in commissione si sta lavorando per ricostruire un quadro completo su questa cosa, per dire che le differenze sono anche qui molte. Quindi bisogna. Invece, e finisco, mi sembra molto interessante e non so quanto come realizzabile l'ultimo pezzo che lei diceva, che è la questione dei più fragili e più deboli, cioè che è in sostanza il problema delle persone con disabilità. E in questo caso, perché poi chi ha questa condizione, sappiamo tutti che le famiglie hanno una forte difficoltà, cioè nel senso che molto spesso non basta l'intervento pubblico e qui ci sono interventi che poi intervengono i comuni, la famiglia, c'è cioè molte cose, quindi avere un'idea, un sistema che guarda al futuro, visto considerato che anche qui la famiglia diventa sempre più piccola dal punto di vista poi di far fronte, mi pare un dato che vale la pena studiare. Senatore Magni ha chiesto di intervenire la senatrice Furlan, prego. Sì, anch'io voglio ringraziare per essere qua con noi e per la relazione che ci ha offerto e che poi leggeremo anche con attenzione. Sono temi che avranno bisogno di ulteriori approfondimenti, io credo, insomma. Ecco, la mia domanda è un po' questa. È chiaro l'esigenza anche per i fondi sanitari di un sistema di controlli e quindi anche la vostra funzione
che oggi non ci sono, quantomeno non sono previsti obbligatori. Poi questo non significa che un fondo non si possa dotare, però, come vale per la previdenza, anche per i fondi sanitari, credo che la legge dovrebbe prevederne l'obbligatorietà a garanzia di tutti, a garanzia del fondo per alcuni aspetti e di chi lo gestisce, ma soprattutto per i destinatari poi della prestazione. Quello che vorrei approfondire un po' di più, non so se stamattina o se il Presidente magari vuole prevedere una sessione di studio proprio ad hoc, è questa questione di istituire anche per il tema della non autosufficienza una seconda gamba, privato sociale, magari anche contrattuale. Ci sono diversi sistemi, non perché non ne avverta l'esigenza, basta guardarsi in giro, ma mi diceva quando hai davanti un caso di non autosufficienza, molto spesso il servizio pubblico di fatto non è in grado di rispondere a tutti i bisogni che si prefigurano, e molto molto spesso il carico diventa un carico sulle spalle della famiglia, perché questa è la realtà. Però perché, per rispondere a questo bisogno, posto che ovviamente è chiaro che sul tema della non autosufficienza il sistema pubblico e anche le risorse ad esso destinato è insufficiente. Perché, e quindi la prima questione da porsi è come rafforzare il sistema pubblico dotandolo anche di risorse e strumenti per poter rispondere a questi bisogni. Però, posto la logica di interazione tra sistema pubblico e un secondo pilastro privato sociale, ecco, lo definisco così, che lo va a integrare, perché prevedere un ulteriore contenitore e non ritenere nell'ambito dei fondi previdenziali, ma soprattutto nei fondi sanitari, uno specifico sul tema della non autosufficienza? Cioè, questo proliferare che abbiamo di fondi, e che ricordava Manni, ci ha portato anche in decima commissione all'esigenza, no, di avere una fotografia chiara, di capirne chiaramente quali sono le potenzialità, ma anche i problemi che ci sono, mi spavento un po'. Nel senso, fondo previdenziale, fondo sanitario, fondo per la non autosufficienza, forse andrebbe valutato se nei fondi già esistenti, in modo particolare quello sanitario, vada invece posizionato questo tema qua. Grazie, senatrice Furlan. Non vedo richieste di intervento via etere, allora faccio qualche osservazione anch'io. Dunque, intanto sostengo l'ipotesi di ulteriori approfondimenti tecnici o via richieste di memorie scritte, ma anche via, secondo me, meglio ulteriori audizioni più focalizzate, d'accordo? Questo è assolutamente nello spirito con cui... Poi, allora... Ho un paio di... Intanto mi interessa questo fatto che, se non capisco male, per l'analisi di certi fenomeni mancano le basi statistiche, perché in alcuni casi, per esempio sulla non autosufficienza, manca addirittura una definizione che sia concordata, diciamo, comunemente, e mi chiedo se non esista la possibilità di, come dire, un'uniformità a livello europeo di una definizione di un fenomeno che non riguarda solo noi, e probabilmente c'è, ci sono modelli ai quali guardare, come pure, se non ho capito male,
C'è il tema della disponibilità dei dati di secondo pilastro sul settore sanitario, è lì che c'è una, ecco, forse sarebbe interessante, sarebbe interessante magari intanto mettere a verbale di questa seduta più precisamente qual è l'esigenza che voi avvertite come base statistica. Poi, diciamo così, io per quel che mi riguarda, la tecnica è la cosa che mi diverte di più. Ho fatto anche matematica attuariale delle assicurazioni sociali da giovane, fra tante cose, ho fatto anche cose buone comunque. E quando si parla di parziale condivisione dei rischi con l'ente erogatore su base della speranza di vita, se dovessi tradurlo a me stesso, vuol dire che più vivi meno ti pago? Cioè, ecco, perché questo ogni tanto se ne parla di cose di questo tipo. Poi dopo le restituisco, perché questo è un tema, diciamo così, che è anche politicamente sensibile, nel senso che, come tutti noi sappiamo, i cittadini hanno una legittima aspirazione di poter godere dei benefici del progresso e tendono a non vedere come un estremo problema il fatto, per esempio, di vivere più a lungo. Ecco, quindi bisognerebbe un attimo capire come impostare questa cosa qui. Poi io ho un problema fondamentale che deriva dal tema che lei ha sollevato dell'equità attuariale fra prestazione e contribuzione, che è un tema che tecnicamente capisco, però che mi chiedo come vada inquadrato in un contesto di sistemi a ripartizione. E per esempio faccio una domanda specifica. Quando noi abbiamo, perché nelle casse li abbiamo, no? I bilanci tecnici a 50 anni sono stati estesi da 30 a 50, la domanda che mi pongo è: questo esercizio, che è per carità di razionalizzazione, ma qual è la sua consistenza scientifica? Cioè, non sarebbe il caso perlomeno di assisterlo con delle ipotesi circa la robustezza delle ipotesi di base? Perché le ipotesi sono quelle in massima parte codificate poi dai ministeri vigilanti che forniscono gli elementi, però sono dei bilanci molto politici più che tecnici, perché l'idea che l'inflazione sarà al 2% forever è un'ipotesi intrinsecamente, ahimè, politica, e considerare che possa essere al 3 o all'1, storicamente è più stata vicina all'1, insomma, può impattare. In particolare chiedo, ma nella vostra esperienza professionale, no? Su questi bilanci come ha impattato il fatto che il paese sostanzialmente dal 2007 in media non cresce? Cioè, io mi immagino che questo buco sui primi bilanci, quelli redatti diciamo nel 2012, rispetto a quelli che sono redatti oggi, si debba vedere che qualcosa è cambiato in termini di prospettive. E poi le vorrei fare una domanda più specifica, che è questa. Lei, come attuario, ha parlato di me, dei miei esami universitari, visto che era stato un tema della pre-audizione, quello degli esami universitari, le chiedo un po' di parlarci di lei, no? Lei come attuario è iscritta probabilmente a un fondo pluricategoriale, no? C'è un fondo che racchiude una cassa privata, sì, mi scusi, una cassa che quella che assicura gli agronomi, forestali, geologi, fisici, chimici e attuari, quindi con una bella consistenza di scienze, sì, di scienze, di hard sciences. E, sulla base di questa valutazione, avete mai fatto riflessioni sul fatto se questo modello possa estendersi anche ad altre categorie professionali? Nel senso che ci sono delle casse che sono rappresentative di una platea di professionisti piuttosto esigua, magari più numerosa di quella degli attuari, ma c'è una riflessione su una potenziale razionalizzazione di alcuni settori anche alla luce di conseguire una, diciamo, maggiori economie di scala? Perché questo è un tema che penso prima o poi si porrà. Grazie. Non so se ci sono altre richieste, ma mi sembra di no. Io poi mi scuso, ma c'era un imprevisto, il calendario del Senato prevedeva votazione alle 9, e qui ogni volta come si fa si sbaglia, quindi le restituzioni.
Le restituisco immediatamente la parola, prego Presidente. Provo velocissimo un po' su tutto. Ecco, devo dire che il senatore Magni trova d'accordo anche la categoria degli attuari sul fatto che il secondo pilastro previdenziale in effetti sembra un po' ancora un po' più risparmio che previdenza. E questo sicuramente è dovuto al fatto che attualmente è soprattutto. Hanno aderito soprattutto coloro che poi avevano un primo pilastro ancora molto consistente e quindi alla fine sono molto più interessati a recuperare in qualche maniera l'investimento piuttosto che a prendere la rendita. Noi siamo convinti però che nel tempo la necessità ci sarà e quindi poi entrerò un attimo nella proposta di condividere il rischio. Vediamo se riesco a fare tutto. Allora, sulla non autosufficienza, il motivo per cui io dico che è urgente e che va fatto attraverso un sistema di secondo pilastro a capitalizzazione che potrebbe benissimo entrare nei fondi sanitari, diciamo, questo è un tecnicismo che per me la cosa importante è che sia chiaro che c'è una formazione di riserva. Dopodiché va benissimo farlo all'interno dei fondi sanitari che attualmente però non hanno nessuna normativa di riferimento. Quindi bisognerebbe fare la normativa sui fondi sanitari e all'interno eventualmente mettere anche questa parte per la non autosufficienza. Io conosco un fondo sanitario che se l'è messa la parte non autosufficienza fatta costruita così con un secondo pilastro e una riserva. Perché una riserva fondamentalmente? Perché è vero che tutto funziona bene a ripartizione, fino a che la popolazione però noi attuari abbiamo la popolazione a regime, cioè la distribuzione per età della popolazione è la stessa nel tempo. Siccome noi invece stiamo chiaramente invecchiando, adesso noi avremo un problema di popolazione che invecchia, che avrà problematiche di non autosufficienza e la base dei lavoratori sarà più piccola e avrà un monte redditi che forse sarà lo stesso, e questa è l'altra criticità che c'è la criticità che c'è sui bilanci delle casse, diciamo fondamentalmente sui nuovi ingressi più che sull'inflazione e sul PIL e sui rendimenti. Paradossalmente la criticità del modello di previdenza è che noi diamo per scontato che ci saranno nuovi ingressi pari alle uscite, e questo diciamo per il nostro sistema sarà vero? Sì, sarà vero, ma sappiamo benissimo che dobbiamo pensare a avere una immigrazione professionale in qualche maniera, perché altrimenti solo con la piramide per età italiana no, non ce la faremo. Quindi diciamo, il problema dell'invecchiamento ce l'abbiamo. Noi abbiamo soprattutto i boomer, che stanno appunto quasi tutti in uscita, parecchi sono già usciti. Se non creiamo qualcosa prima che loro escano, questo sempre perché per la costituzione di riserve è bene cominciare da quando si può ancora contribuire, quindi da lavoratore, non da pensionato. Entrare in un sistema è bene che ci si entri quando si è ancora in attività. I boomer sono in attività per ancora pochi anni, è urgente farli entrare in un sistema di non autosufficienza che poi li protegga anche da pensionato. Ecco, una cosa importante di tutto il sistema di non autosufficienza è che rispetto alla previdenza complementare la non autosufficienza deve per forza essere risolta in maniera collettiva, non ad adesione volontaria, o perlomeno si potrebbe anche fare ad adesione volontaria, ma bisogna gestire il fatto che de deve essere fatta in una finestra, perché per la non autosufficienza è fondamentale la condivisione del rischio. In assicurazione collettiva il premio è 100, se dovessimo farlo in assicurazione volontaria il premio diventerebbe 1000, 2000 o addirittura non assicurabile. Quindi diciamo c'è una differenza pazzesca del costo per l'assicurato del possibile premio se l'adesione è volontaria o collettiva. Quindi su questo diciamo, è una problematica grande che va presa in considerazione. Per quanto riguarda i dati del secondo pilastro, in effetti il Ministero della Salute si sta muovendo con la creazione di un cruscotto, ma noi non l'abbiamo ancora visto. Ecco, sicuramente hanno raccolto dei dati, penso che a breve tireranno fuori qualcosa delle elaborazioni fatte con questi dati, però noi sappiamo già che i dati che hanno raccolto erano pochi, perché appunto i fondi sanitari non hanno obblighi di raccolta dati. Attualmente c'è un decreto del Ministero della Salute che lo introdurrà questo obbligo, però dovrà ancora definire quali dati raccogliere, come, quindi insomma siamo ancora molto indietro.
Per quanto riguarda rifarci a un modello europeo per la definizione, in effetti, proprio per motivi anche personali, io sono all'interno di un organismo europeo e ho scoperto che non siamo tanto dietro noi italiani in realtà, cioè la Francia e la Germania sono molto strutturate, ma il resto dell'Europa sulla non autosufficienza, devo dire, non se ne preoccupa tanto quanto l'Italia, forse perché l'Italia è un paese che sta invecchiando e che lo capisce bene che sta invecchiando. Abbiamo pensato a rivedere anche tutto il sistema della non autosufficienza. Abbiamo una normativa, appunto questa legge, la 33 del 2023, che in effetti è una novità italiana e rispetto al resto dell'Europa, paradossalmente, noi assolutamente siamo un po' più avanti. Abbiamo già tirato fuori la problematica della definizione, cioè nella normativa è previsto che ci sarà una definizione comune, ma non c'è ancora questa definizione, questo è il problema. E non essendoci ancora questa definizione non stiamo raccogliendo dati e ovviamente poi per fare le statistiche i dati devono essere raccolti almeno per un anno. E quindi diciamo siamo in ritardo sulla raccolta dati, però il disegno ce l'abbiamo in mente. Adesso in questo disegno andrebbe incastrato anche un secondo pilastro che attualmente invece non è visto. L'ultima risposta, diciamo, se riesco, se sono riuscita a essere esaustiva su tutto quello che veramente mi avete chiesto, ma do la disponibilità a tornare assolutamente, anche con degli argomenti singoli mirati da in qualche maniera approfondire singolarmente. L'equilibrio a ripartizione delle casse di previdenza. Allora, le casse di previdenza, in effetti, quello che hanno fatto per tenere sotto controllo la crisi che c'è stata dopo il 2007 è stata riforme. E in effetti hanno fatto due cose, si possono fare, puoi sempre aumentare il contributo e diminuire le prestazioni, e devo dire che tutte le casse di previdenza l'hanno fatto in maniera anche massiccia, quindi... E l'hanno fatto anche, devo dire, prima della previdenza pubblica, tranne una che avete ben presente, che infatti adesso non è più una cassa privata, quindi diciamo le altre si sono mosse per tempo e hanno fatto le loro riforme. Quindi, per esempio, l'uscita per vecchiaia dei professionisti in genere è molto in là, ecco, i medici si sono messi 70 da parecchio. Si sono messi per esigenza di equilibrio della loro cassa di previdenza. In particolare la mia cassa di previdenza, l'EPAP, fa parte del... ci sono due filoni, le casse sono divise in due grandi aree, che sono le ex 509 e le ex 103. Le 103 sono molto particolari perché sono a capitalizzazione, è un primo pilastro privato a capitalizzazione, è un'anomalia, perché poi noi in Italia, io lo dico da attuario, noi siamo bravi, abbiamo tutto, noi abbiamo quella ripartizione pura con parziale, capitalizzazione, diciamo, se dobbiamo studiare la previdenza dal punto di vista tecnico, in Italia noi abbiamo veramente tutti i sistemi, quindi l'attuario italiano secondo noi è il più preparato d'Europa, perché all'interno del sistema italiano c'è di tutto. Questi due sistemi, essendo molto differenti, la solvibilità delle casse professionali è comunque richiesta a ripartizione e su un periodo di 50 anni, quindi su questo periodo di 50 anni in effetti però le ipotesi che vengono richieste sono le stesse ipotesi che utilizza la previdenza pubblica. Gli attuari all'epoca in cui fu fatta nel 2008 la prima normativa posero il problema di una base tecnica differente, specifica, diversa per ogni tipologia di cassa, però questo problema non fu in qualche maniera preso in considerazione. C'è stato un tavolo di lavoro al Ministero del Lavoro che non ha portato però a nessuna differenza. Ha portato alla la normativa prevede la possibilità di fare un bilancio specifico, però il bilancio standard sotto queste ipotesi, che in effetti sono un po' rigide, da fare, quindi diciamo si può pensare a uno stress test da inserire nell'ambito di questa realtà, però ecco, più di inserire uno stress test obbligatorio, perché attualmente non è obbligatorio lo stress test, è facoltativo da parte della cassa, e invece la salute è misurata sul ministeriale, quindi in effetti è un po'
una forzatura quella che viene fatta. Però la differenza di salute fra le due casse è notevole, perché una cassa è a capitalizzazione e quindi ha dei rischi, un'altra cassa è a ripartizione e ha degli altri rischi. La normativa prevede anche questo controllo, perché prevede degli indicatori differenti per le due casse. C'è sicuramente una problematica di mettere a sistema le risorse, e le casse stanno tentando di farlo in alcuni contesti. Ecco, l'hanno fatto sulla parte sanitaria con EMAPI, che è un fondo sanitario pluricassa, che ha dentro anche una non autosufficienza, in questo momento ancora assicurata, però ha dentro un sistema di non autosufficienza. Quindi, per esempio, io, ecco, sulla mia, personalmente, io sono assicurata contro la non autosufficienza, e la nostra prestazione al momento ci mantiene dentro anche da pensionati. Quindi devo dire che forse sono l'unica contenta, perché essendo gli attuari sono quelli contenti di questa cosa, tutti gli altri non percepiscono neanche, perché c'è questa purtroppo problematica che non... il cittadino non percepisce, il professionista neanche non percepisce quant'è tutelante avere un secondo pilastro di non autosufficienza. Però l'attuario è molto contento di averlo, infatti noi siamo stati fra i promotori di EMAPI come primo lavoro pluricassa. Per il futuro, ecco, sulle popolazioni piccole si potrà pensare, ma si potrà anche pensare a un fondo di garanzia comune fra le casse, che potrebbe essere un sistema di mitigazione del rischio. In questo preciso momento non ci sono casse piccolissime, ci sono all'interno di contesti più grandi sempre, non esistono proprio casse molto molto piccole. La problematica delle rendite comunque c'è. Ecco, tocco l'ultimo dubbio del Presidente su come condividere il rischio, e posso raccontare la mia esperienza. Io sono un attuario di welfare dalla nascita, proprio dal 90, da quando ho cominciato a lavorare. E la prima volta lessi un articolo della Gran Bretagna in cui proponevano questa condivisione del rischio sulle rendite, e mi scandalizzai, perché pensavo, ecco, no, al momento dell'erogazione della rendita si deve prendere tutto la responsabilità l'ente erogatore, non si può pensare che anche nel momento dell'erogazione della rendita ci sia un rischio a carico del singolo. Però sono passati più di 10 anni da quell'articolo e ho cambiato idea proprio come attuario del welfare, perché mi sono resa conto che la speranza di vita che deve utilizzare un assicuratore è una speranza per forza molto prudente, probabilmente troppo prudente, ma non si può chiedere all'assicuratore di essere meno prudente, perché tra le altre cose non può tirarsi indietro, è un contratto, quindi una volta che parte l'erogazione della rendita deve essere garantita. Allora l'idea di utilizzare, anche tenendo conto quello che è successo dal 2020 al 2000, ad ora, che la speranza di vita italiana è diminuita e non sta risalendo ai livelli del 2019, quindi c'è una problematica di speranza di vita che probabilmente non riusciamo a prevedere più bene. Quindi non so quanto è corretto continuare a utilizzare delle basi tecniche così tanto proiettate. Si potrebbe pensare, e ci sono già appunto degli studi in questo senso, a una condivisione del rischio, nel senso all'utilizzo di basi tecniche meno prudenti e a retrocedere meno rendimento per recuperare eventuali possibili miglioramenti, perché poi sarebbero miglioramenti della sopravvivenza. Questo ovviamente con degli studi che permettano di limitare questo rischio a qualcosa che sia appunto all'interno del rendimento retrocesso, quindi semplicemente si retrocederebbe meno rendimento, non deve essere un qualcosa che possa diminuire la rendita. Tutto questo è stato studiato sempre in ambito universitario. Ovviamente una compagnia che dovesse farlo dovrebbe riferirsi a una popolazione esterna, non alla propria popolazione. Sì, sì, ma io ho finito. Sì, sì. Un fondo pensione questa cosa già la fa, se vogliamo, perché già attualmente un fondo pensione può rivedere e retrocedere meno rendimento se deve reintegrare le riserve. Quindi diciamo un fondo pensione che autoeroga già può farla questa cosa, una compagnia potrebbe farla solo se in qualche maniera si costruisse qualcosa che già lo spiegasse. Questa condivisione del rischio, che comunque è presente in tutto il periodo di accumulo, anzi tutto il periodo di accumulo il rischio è totalmente a carico dell'iscritto,
permetterebbe in effetti alle compagnie di avere meno problematiche, soprattutto di Solvency 2, perché ecco, la compagnia non ama le rendite perché deve mettere da parte una riserva su quelle rendite, un margine di solvibilità su quelle rendite molto forte, perché il rischio di lungo periodo ha delle problematiche. Quindi aiuterebbe anche la parte bilancistica delle compagnie, permetterebbe a questi prodotti di essere più appetibili anche per le compagnie. Ecco, basta, chiudo qui perché mi sembra che ho toccato un po' tutto, ma ci rivediamo. Sì, ecco. No, ma io ho tutta la giornata, in particolare 7 minuti fino alle 9:30 per ulteriori domande, se ce ne sono da parte dei colleghi. Comunque da parte mia ce ne sono, cioè... Quindi volevo capire meglio. Allora, innanzitutto è interessante questo fatto che le ipotesi molto stilizzate alla base dei bilanci tecnici attuariali siano comuni fra pubblico e privato. È interessante che ci sia stata, e anche comprensibile, che ci sia stata da parte della professione degli attuari una richiesta di, come dire, valutare se questa uniformità avesse un senso. Ora, il fatto di fare ipotesi stilizzate ha un beneficio. Le ipotesi stilizzate sono molto trasparenti da leggere, d'accordo? Però naturalmente ha anche un costo, cioè ci si allontana coscientemente dalla realtà. A fronte di tutto questo, siccome, diciamo, se la realtà decide di andare da una parte e lo scenario decide di andare da un'altra, più avanti si va e più c'è uno scollamento, reitero la domanda, dandole un minimo di, diciamo, di twist politico, perché comunque siamo un organo politico. Il governo che ha allungato di 20 anni l'orizzonte di previsione dei bilanci tecnici attuariali è anche quello che ha inchiodato per 20 anni la crescita del paese. Banalizzo, se utilizzassimo questa tecnica molto stilizzata, sostanzialmente del tirare una linea, qui ho un bilancio tecnico fatto peraltro da un mio venerato maestro, per cui non cito, capisco i condizionamenti legislativi che impongono di ragionare in questo tipo. Se noi tiriamo una linea col PIL nominale, facciamo una proiezione tecnicamente, lo estrapoliamo con un trend deterministico, che è una cosa che non si dovrebbe fare, banalmente vediamo che oggi tutti i rapporti al PIL nominale sarebbero del 20% inferiori nello scenario di un'estrapolazione di tendenza deterministica 1950-2007 rispetto a quello che poi si è verificato. Quindi questo mi sollecita due domande. Una è quella di prima, cioè ha un senso proporsi un orizzonte di mezzo secolo o è stata semplicemente un espediente retorico da parte della politica che voleva far vedere di avere a cuore il futuro dei cittadini, ma poi la consistenza scientifica di tutto questo non c'è, e quindi forse si potrebbe tornare a un orizzonte di 30 anni, che probabilmente è più che sufficiente per impostare un discorso. E dall'altra parte io continuo a registrare in tutte le audizioni che facciamo una totale assenza dall'orizzonte di questo settore in tutte le sue componenti del tema della crescita reale, cioè si parla solo di demografia ma non si parla di crescita e delle conseguenze che l'assenza di crescita ha avuto. E poi appunto, proprio perché le diverse professioni che confluiscono nell'EMPAP sono molto differenziate, no? E naturalmente hanno anche delle consistenze di coorti molto molto più piccole, no? Perché insomma gli attuari non sono tanti, sono poche centinaia se non ricordo male. Quindi, però era interessante appunto questa valutazione su come professioni diverse, con quindi demografie professionali non biologiche, d'accordo? Sociologiche diverse, riescano a condividere e in qualche modo a solidarizzare, per così dire, all'interno dello stesso fondo. Per questo mi interessava questo tipo di esperienza, sì. E poi la domanda sulla diciamo, io ero stato stimolato dalla sua osservazione che, diciamo così, lei ha giustamente affermato che nella
sul tema delle uscite, diciamo, anticipate, mi sembra che avesse menzionato il fatto che bisogna però preservare una capacità, una equità attuariale fra prestazione e contribuzione. Ecco, una cosa che mi colpisce è che nel momento in cui noi siamo passati al metodo di calcolo contributivo, che quindi teoricamente dovrebbe consentire di valutare questa equità attuariale o di garantirla, però non abbiamo inserito, come dire, una maggiore libertà nelle uscite, nel senso che, come dire, tanto più che esiste un secondo pilastro cui uno può rivolgersi, sul primo pilastro qualche cittadino ci chiede: ma scusa, ma se siamo contributivi, se io mi pago la mia pensione con i miei contributi, che non è vero perché il sistema non è a capitalizzazione, ma viene capito così, perché non posso andarmene quando mi pare se accetto di ricevere una prestazione pensionistica inferiore? Questo era il, diciamo, io mi situavo in questo spettro di ragionamento qua. C'è anche l'onorevole Vecchio che vuole aggiungere qualche osservazione. Prego, onorevole Vecchio. Grazie Presidente, sarò brevissimo. Ringrazio la dottoressa Tafaro per la sua relazione. Nel secondo intervento lei ha parlato di stress test, che per capire, mi ha fatto riflettere, perché le casse come la vostra e come un po' tutto lo scenario che stiamo valutando con queste audizioni, hanno il problema della natalità, cioè di una demografia che sta aumentando come età, un allungamento di vita, però con una natalità molto bassa. Quindi nel lungo periodo, neanche tanto lungo, ci sarà un problema di cassa, e secondo me lo spunto che le ha dato di uno stress test andrebbe allargato, io penso, Presidente, andrebbe dato anche come spunto a tutte quante le casse di previdenza, perché hanno tutti lo stesso problema, ci sono più gente che esce e poca gente che entra, diventa contribuente. In più, in un rapporto che ho letto qualche giorno fa, quasi tutte le casse di previdenza hanno, questa è un'altra domanda, quasi tutte le casse di previdenza hanno un investimento nel mercato italiano molto 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 basso, a differenza di casse straniere che hanno analoghe a quelle italiane, che hanno l'investimento all'interno del loro paese molto più alto rispetto a quelle italiane. Se non so la situazione della vostra cassa nello specifico, se è basso, quindi è solo per capire se c'è una motivazione, ci può anche mandare una risposta scritta, il motivo per cui non si predilige l'investimento nel mercato interno. Ho finito. Lo Vecchio, e allora restituisco la parola alla Presidente Tafaro, promettendole che poi ce ne andiamo, naturalmente. No, ma io parlo volentieri, perché questi sono argomenti che mi toccano, devo dire, da sempre. Allora, per rivederci. Allora, la problematica più grande, appunto, è sempre il sistema di finanziamento. Nel pubblico, essendoci un sistema di finanziamento a ripartizione, in effetti stride il sistema di finanziamento a ripartizione con il contributivo, con il calcolo, il calcolo contributivo, perché il calcolo contributivo ha nei coefficienti la speranza di vita: se io esco prima mi prendo un importo più basso, se io esco dopo mi prendo un importo più alto, perché sopravvivo e prendo meno o meno anni, diciamo, della mia pensione, o più anni della mia pensione. Però sappiamo che c'è un problema di liquidità, e quindi questo è possibile solo parzialmente, soprattutto sul pubblico. Sulla previdenza privata in realtà l'hanno risolto da tempo. Anzitutto, di solito il professionista lavora fino a tardi, quindi fino a tarda età, anche quando va in pensione continua a lavorare, quindi, diciamo, paradossalmente i professionisti hanno meno problematiche legate alla necessità, non lo chiedono mai di anticipare il momento della pensione. Una problematica che c'è stata in effetti sulle casse professionali è stata una sentenza che ha permesso di prendere la pensione di anzianità
dalla cassa e di percepire ugualmente un reddito professionale, perché le casse per un periodo, la cassa commercialista era partita, aveva permesso la pensione di anzianità, di prendere la pensione di anzianità solo se si smetteva di lavorare, aveva in parte risolto quindi la problematica dell'anticipazione della pensione, e c'è stata una sentenza che ha vanificato questa possibilità. Quindi diciamo le casse poi hanno lavorato per spostare anche la possibilità di andare in pensione per anzianità. E hanno lavorato bene, sempre stiamo parlando delle 509, le 103 sono a capitalizzazione completa, quindi hanno da parte le riserve per, proprio per la normativa, per come è costruita la normativa, hanno da parte le riserve, per cui se chiudessero oggi e non avessero più nuovi iscritti, comunque riuscirebbero a pagare le pensioni per i propri iscritti fino al termine della loro vita, non so, della loro vita, senza, dei loro superstiti. Quindi diciamo ci sono due modalità differenti. La normativa di solvibilità però tiene parzialmente conto del fatto che abbiano questi due aspetti, perché comunque a tutte e due ha chiesto lo stesso stress test nel 2011, e quindi a tutte e due le casse, che fossero a capitalizzazione o a ripartizione, gli ha chiesto 50 anni a ripartizione, che è una anomalia, cioè se io vado a ricostruire, che è una cosa che faccio a lezione, devo dire, se vado a ricostruire qual è la solvibilità per le casse professionali, dal 1994 in poi, da quando sono diventate private le casse, le 509, allora le 509 sono state rese private se avevano 5 annualità del monte pensioni che pagavano nell'anno, e quindi chiaramente non erano a capitalizzazione, perché 5 annualità del monte pensioni non è neanche capitale di copertura, che è un sistema intermedio che prevede che siano coperte almeno le pensioni dell'anno. 5 annualità vuol dire pago le pensioni per 5 anni. Avrebbe dovuto essere quel coefficiente, che ne so, 14, 18, per essere almeno a copertura delle pensioni già in erogazione. È stato fatto così per motivi, penso, politici. Quindi chiaramente le casse erano a ripartizione anche allora. Poi nel tempo sono state fatte delle riforme, gli è stato chiesto di allungare comunque il periodo a 15 anni, il periodo di copertura sempre a ripartizione, di allungare questa copertura. Fino al 2008 non si è fatto grandi cose. Poi nel 2008 si è fatta questa riforma, che era assolutamente dovuta, in cui si sono date delle regole di scelta delle basi tecniche, quindi l'attuario non era più totalmente responsabile, ma doveva seguire la normativa per quanto riguardava le basi tecniche, dovevano essere molto prudenti anche sulla mortalità. È stata istituita una mortalità, l'obbligo dell'utilizzo di una mortalità proiettata, e poi ecco questo sistema però di basi tecniche economiche dato dalla Ragioneria Generale dello Stato, la Conferenza dei Servizi, Ministero del Lavoro e Tesoro insieme. Quindi la criticità di questa base tecnica così stringente era stata posta. Gli stress test le casse le possono fare, però appunto le casse poi, quando hanno fatto lo stress test nel 2011 con la richiesto dalla cosiddetta Fornero, hanno fatto delle riforme molto forti, cioè hanno aumentato i contributi e diminuito le prestazioni. Le casse se la sono sempre comunque in qualche maniera hanno cercato di risolverla, e hanno differentemente e hanno comunque dei flussi sotto delle ipotesi che possono non essere perfette, comunque hanno dei flussi a 50 anni che comunque fanno vedere che l'equilibrio più o meno c'è. Adesso se cambiamo le ipotesi potrà essere sicuramente un po' diversa la proiezione di questi flussi, però un sistema di controllo delle casse c'è. Cioè io mi sento di dire che comunque un sistema di controllo delle casse, costringendo le casse ogni 3 anni a fare questo bilancio tecnico con queste ipotesi, poi le casse nel proprio interno si fanno anche degli stress test per vedere che cosa potrebbe succedere se, perché non possono arrivare a non sapere che cosa sta succedendo. La differenza fra le 103 e le 509 non è sulla richiesta di solvibilità, ma c'è un indicatore che viene richiesto alle 103 diverso da quello delle 509. Alle 103 viene richiesto un bilancio tecnico sintetico che però può essere in avanzo o disavanzo. È vero che in genere è in lieve o avanzo o lieve disavanzo, non è mai squilibrato, perché le case sono a capitalizzazione e l'avanzo o disavanzo dipendono dal quadro di ipotesi che viene richiesto. E invece le altre casse hanno quest'altro indicatore, che sarebbe le 5 annualità delle pensioni in essere. Quindi rimane questa cosa delle 5 annualità delle pensioni in essere, cioè
si sta chiedendo alle casse tutte, quindi di essere a ripartizione con un po' di capitale da parte, con almeno 5 anni delle pensioni in essere. Quindi diciamo, questo fa sì che ci sia comunque la possibilità di fronteggiare eventuali crisi, perché comunque un capitale da parte ce l'hanno tutti. Diciamo che per come è costruita la normativa delle casse, dal punto di vista della solvibilità è abbastanza comunque è costruita anche bene. Non guarda, o perlomeno guarda, c'è un indicatore che però poi non viene solo esposto, che è l'adeguatezza, e cioè il tasso di sostituzione della pensione rispetto all'ultimo reddito. Per le 103 lì c'è una piccola criticità sicuramente, che stanno risolvendo tutte in maniera differente. La nostra EBAP ha messo l'integrativo, abbiamo aumentato l'integrativo e lo mettiamo sui montanti, e questo ci ha permesso in effetti di aumentare il tasso di sostituzione. Quindi diciamo, se la stanno tutte cercando di lavorare su questi indicatori. È vero che io sono stata, non posso rispondere nel merito sulla cassa, perché in questo momento non ho ruoli della cassa, sono stata nel passato nel consiglio di amministrazione della nostra cassa, ma attualmente non ci sono, quindi non posso rispondere a nome della mia cassa. Però sicuramente anche per le norme che ci sono sugli investimenti delle casse, che non sono così stringenti come quelle dei fondi pensioni, ma sono mediate da quelle dei fondi pensioni, l'asset allocation delle casse non permette di avere un investimento in Italia così forte, proprio per la diversificazione, che è un principio di mitigazione del rischio finanziario che utilizzano tutte le casse. Quindi diciamo, c'è questa problematica delle casse, che potrebbe essere risolta solo, e questo l'abbiamo detto in tanti contesti, anche gli attuali, qualche maniera considerando una garanzia di investimento da parte dello Stato italiano, che in alcuni contesti c'è con Cassa Depositi e Prestiti, cioè è stato costruito un sistema, e con quel sistema si può cercare di aumentare l'investimento delle casse e dei fondi pensione. Però ecco, questo sistema è importante che ci sia, perché le casse e i fondi pensione come primo fine hanno pagare le pensioni, non hanno il sostegno della questo lo devo dire da tecnico, diciamo, quindi non è il sostegno dell'investimento italiano, non è del sistema italiano, ma capisco che sono due fattori molto fra loro interconnessi, perché è ovvio che se l'Italia fallisce, o comunque l'Italia dovesse avere dei problemi, anche le pensioni non è che proprio capisco benissimo, però il primo fine è quello, e quindi devono lavorare per avere degli investimenti con minimo rischio e massimo rendimento. Ecco. Non so se... Bene, io diciamo riascolterò rivedrò insomma per farmi un'idea sul tema che ho sollevato, cioè sulla congruità appunto degli intervalli temporali introdotti all'epoca della legge Fornero, che menziono, mi dispiace anche menzionarla, perché appartenendo io a un partito che ha fatto una grande battaglia contro questa legge, può sembrare che ci sia un'intenzionalità politica nella mia attenzione a questo dettaglio. In realtà è una attenzione che deriva semplicemente dal mio percorso professionale, che solo per un caso non è stato il suo. Io posso garantire che gli attuari sanno fare previsioni giuste, perché un mio venerato maestro negli anni 80 mi parlava allora di secondo pilastro e spiegandomi la matematica finanziaria mi diceva che ci sarebbe stato un grande futuro per la professione di attuario. Effettivamente è così, gli attuari sono una professione a disoccupazione zero e che fa tanto e potrebbe anche fare di più, quindi idealmente potrebbe anche dare lavoro a tanti altri giovani, una professione interessante, una professione che sicuramente svolge un ruolo di garanzia e di tutela del sistema. Penso che ci rivedremo, anche perché lei ha toccato due temi che ci interessano. Faccio un'osservazione solo a beneficio del verbale, non per riaprire un dibattito. Quando io mi riferivo al discorso della
come dire, libertà di uscita da un sistema pensionistico che il sistema che il metodo di calcolo di contributivo dovrebbe offrire, non mi riferivo tanto alle casse, al primo pilastro privato o privatizzato, ma mi riferivo al primo pilastro pubblico, perché qua ci occupiamo di primo pilastro, diciamo, in utroque, pubblico e privato. E il tema dell'asset allocation delle casse è oggetto anche qui di una specifica indagine, e sono d'accordo che le casse hanno uno scopo sociale, che è quello di corrispondere pensioni, e quindi un po' anche il tema dell'adeguatezza delle prestazioni ci interessa. Io, diciamo così, nella legislatura precedente ero in Commissione Finanze, mi sono occupato di banche, e quest'idea che diciamo, la soluzione del problema fosse avere banche ricche con un territorio povero mi ha sempre lasciato un po' perplesso, ed era però l'esito di certe normative di vigilanza di matrice europea, era un esito inevitabile. Non so se mi fermo qui per evitare, diciamo, parallelismi che sarebbero comunque inappropriati, ma il tema dell'adeguatezza delle prestazioni è fondamentale, e appunto una curiosità che avevo, ma prima di porre domande mi leggo qualche bilancio tecnico e vedere se ci sono anche proiezioni di questo elemento, sicuramente ci saranno, e la ringrazio anche per avermi chiarito il punto cioè il fatto che l'esigenza di uno stress test è stata sollevata, esiste, qualcuno lo fa, qualcuno non lo fa, forse bisognerebbe normare anche questo aspetto. Bene, allora io, se non ci sono altre osservazioni da remoto, saluto i colleghi, vedo il vicepresidente Occhiuto, e a questo punto la posizione si conclude, la seduta è tolta.